Ciao a tutti, bentornati su Cose Cinesi, io sono Diego e quest'oggi scopriamo questo drone che si chiama S166 GPS, drone molto economico però dalle caratteristiche interessanti. Lo trovate da TomTop, il link è qui sotto in descrizione così potete vedere il prezzo dell'offerta attuale quant'è e vediamo un po' cosa ci offre. Ha il GPS, ha il Follow Me, ha i Waypoints, è FPV, la connessione ovviamente wifi, può fare foto e video, ha il POI, point of interest, cioè l'orbit mode, ha l'headless mode, l'auto return e può fare anche i flip. Esteticamente somiglia all'8807 mi pare, che abbiamo visto tanto tempo fa. Le caratteristiche di volo sono buone, il drone vola bene, ha i motori brushed, quindi per contenere il costo ci hanno messo i motori a spazzole. Apro la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Nel dirvi che la versione che ho io utilizza il wifi non a 5 GHz ma a 2.4 GHz, quindi non c'è bisogno di avere un telefono con il wifi dual band, vi dico anche che la camera è una 1080p e quindi il video viene trasmesso sulla frequenza 2.4 GHz. Innanzitutto cosa troviamo? Un manuale incredibile perché è completamente a colori, c'ha pure una sezione in italiano fatta anche piuttosto bene perché le traduzioni le ho guardate e non sono ridicole come è successo qualche altra volta. Prima cosa c'è il telecomando, poi c'è il drone, 4 paraeliche, perfetto per il volo anche indoor. Tra gli accessori troviamo un caricabatterie USB micro USB, un altro caricabatterie USB micro USB, 4 eliche di scorta con cacciavite. Il radiocomando, per chi non l'ha riconosciuto, è il medesimo radiocomando del drone SJ-RC, trovate la recensione qui in alto sulla scheda. Il radiocomando è lo stesso e si carica con il cavetto bianco, ha una lipo integrata, quindi non serve comprare batterie perché le batterie sono integrate. I pulsanti del radiocomando sono tutti prestampigliati, cosa veramente ottima, devo dire. Spalla sinistra pulsante delle velocità, spalla destra foto e video. Sul davanti abbiamo disabilitazione e abilitazione del GPS, autodecollo, autoatterraggio, pulsante da premere per fare la calibrazione della bussola, pulsante da premere per fare la calibrazione del giroscopio, quindi questi due vanno utilizzati prima di volare, pulsante on off per accendere il radiocomando, headless mode e return to home. Qui dentro ci sono dei LED che ci indicano quale funzionalità è attiva. Gli stick non sono male, qui sotto si aprono queste due corna che giovano molto all'impugnatura del radiocomando stesso. Invece questo qui è il drone che, come vedete, è un drone pieghevole sì, ma non ha le eliche pieghevoli. Questo secondo me è un po' un bel plus perché i droni economici spesso e volentieri hanno anche le eliche pieghevoli, ma sono fatte male, sono sbilanciate e genera un sacco di effetto gello. Spero che questo 166, avendo le eliche tutte di un pezzo, non soffra di molto effetto gello. Comunque, fianco sinistro non c'è niente, sul posteriore non c'è niente, fianco di qua non c'è niente, davanti c'è la camera, che nel mio caso è una Full HD 1080p. Sul muso ci sono anche due LED molto molto luminosi che identificano molto bene il muso del drone. La camera non è motorizzata, quindi dovete predisporre l'angolo di registrazione, insomma di visuale, prima di volare, dovete muoverla voi. Non si può inclinare più di tanto, vedete, non arriva a perpendicolare, si inclinerà di circa 45 gradi al massimo in giù, mentre verso l'alto praticamente zero, resta sul orizzontale. Ogni braccetto, sotto ogni motore c'è un bel LED che ci aiutano a capire lo stato di funzionamento del drone. Sulla pancia tutta forellata per dissipare il calore, qui sotto c'è un buco che potrebbe far supporre ad un sistema di posizionamento ottico, in realtà non c'è. Qui c'è l'antenna della trasmissione a 2.4 GHz della camera e, udite udite, c'è lo slot per la micro SD, solo che l'hanno messo in una posizione piuttosto infame. Infatti il drone può registrare su micro SD se è inserita, oppure se non c'è inserita la micro SD lui registra nell'applicazione, ovvero sia sul vostro telefono, ma per inserire la micro SD bisogna per forza svitare queste due viti che ci sono qua, vanno tolte queste due viti, il modulo camera si sposta un po' in avanti e qui si scopre lo slot per la micro SD che non è inclusa tra l'altro, quindi dovete averla voi la memorietta. Una volta che l'avete inserita, i video registrati da radiocomando saranno salvati nella micro SD, quindi alla qualità migliore possibile in questo caso. Ovviamente poi per trasferire i video dalla SD
al vostro computer, potete o togliere la cam, togliere l'SD e metterla nel computer, oppure semplicemente potete fare il travaso attraverso l'applicazione. Quando il telefono è connesso al wifi del drone, potete prendere i video presenti nella SD, metterli nel telefono e da lì ne fate un po' quello che volete. Qui sopra c'è il pulsantino di accensione e spegnimento e campeggia una fantastica scritta GPS, come dicevamo prima. Questo drone è dotato di GPS. Per chi non lo sapesse, avere il GPS a bordo del drone significa che una volta che noi siamo decollati e molliamo gli stick sul radiocomando, cioè stiamo fermi, il drone mantiene perfettamente la sua posizione, perché la posizione è triangolata dai satelliti e il drone da sé si inclina per mantenere la posizione se c'è vento, insomma lui sta fermo. Inoltre avere il GPS ci consente di volare con molta più serenità, perché se perdiamo il segnale da radiocomando, oppure se il drone sta scaricando le batterie, oppure la semplice pressione di un tasto sul radiocomando, il drone prende, torna sopra il punto di decollo e scende, e non dobbiamo preoccuparci di nulla. Praticamente i droni con GPS, salvo interferenze, sono droni che sono difficilmente perdibili. Insomma, un drone che offre caratteristiche interessanti a un prezzo abbordabile. Insomma, come primo drone non si può chiedere veramente di più. Direi che posso, anzi no. Sul posteriore invece c'è lo slot per la batteria. La batteria inclusa con il drone è una lipo ai polimeri di litio da 1300 mAh a due celle 7.4 V. La carica della batteria avviene attraverso il connettore micro USB qui presente, utilizzando il connettore di colore nero. L'applicazione che serve per vedere il video sul vostro smartphone si chiama CSJ GPS, vedete l'icona rossa. Attraverso l'applicazione si possono abilitare le funzionalità aggiuntive quali Follow Me, Orbit Mode e quant'altro. La trovate nel Play Store o nell'App Store, e nel manuale è comunque illustrato anche il funzionamento dell'applicazione, tutto con un italiano veramente comprensibile. Bene, 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 andiamo a volare con questo S166 GPS. Come si fa a volare con questo drone? Innanzitutto bisogna accenderlo tenendo premuto questo pulsante, dopodiché si accende il radiocomando. Prima di volare bisogna fare la calibrazione del giroscopio, 3 secondi quel pulsante lì, ok? I LED lampeggiano, quindi la calibrazione del giroscopio è avvenuta. Dopodiché bisogna fare la calibrazione geomagnetica, cioè della bussola, 3 secondi il secondo pulsantino. Ora si prende il drone, ci si alza in piedi e si fa un giro su noi stessi, muso in giù, un altro giro su se stessi. Accendo l'applicazione mentre sono ancora sotto rete dati. Accendo l'applicazione, entro in modalità waypoint, attivo la mappa, zoom dove sono, zoom un po', così facendo in pratica sto precaricando la mappa nel telefono, nella zona in cui mi trovo, in cui sto volando. Fatto ciò, posso chiudere qua, abilitare il wifi, connettermi al wifi del drone. Bene, attivare di nuovo l'applicazione, tasto centrale per avviarla, e come vediamo c'è lo stream wifi. Registro anche lo schermo del telefono. Molto bene, infatti in basso a sinistra vedo che c'è un bel ready to fly. Armiamo i motori, stick laterali, e con una spinta in su facciamo alzare il drone. Eccolo qua, il nostro S166. Abbasso un po' la camera, approfitto visto che sono qui, perché puntava troppo in alto. Facendola puntare troppo in alto si vedono le eliche, quindi meglio un po' in giù. Ok, faccio un po' di volo generico, però attivo già la registrazione video. Come si fa? Tasto destro, spalla destra, pressione prollungata, ok, nell'display mi appare la registrazione video, mi alzo un po', ho la micro SD inserita nella camera del drone, quindi sto registrando il video direttamente nella SD. Mi sposto un po' laterale per di qua, mi alzo anche, il video nel telefono sembra buono, forse un po' sfocato. Vediamo un po' fin dove arrivo. Il video si è interrotto a 140 metri. 140 metri, non ho più il video. Anzi no, ce l'ho ancora. È ripreso. 160 metri, però va veramente molto a scatti. 160 metri, quindi questo qui diciamo è il range, 150-160 metri. Ok, a questo punto, prima però di fare questo, voglio mostrarvi una cosa. Vedete che ho disabilitato la modalità beginner nelle impostazioni dell'applicazione, altrimenti ci sono dei limiti di altezza e distanza, quindi ricordatevi di disabilitare questa cosa.
Ok, sono lì, facciamo che premo l'RTH, anzi mi alzo un po', perché qui ci sono i soliti maledetti fili della corrente, della alta tensione, quindi mi alzo un po', sono a 25 metri circa, e premo RTH. Direi che è abbastanza chiaro che sono in RTH, vedete il drone si gira verso di me. E molto rapidamente sta tornando indietro. C'è un po' di effetto gello sicuramente, lo vedo anche dal display del telefono. Faretti frontali veramente molto visibili, fanno una luce incredibile. Fermato in maniera pazzesca quando era qui sopra. Ed eccolo qui, arrivato e atterrato. Fermo la registrazione del video e ripremo l'RTH, così sta buono. Fermo la registrazione del video, ridecolliamo. Ok, proviamo a vedere se il drone mi fa il follow me. È dotato di GPS, quindi mi dovrebbe seguire. Premo l'icona qui in alto. Attivato il follow me e mi provo a spostare. Il drone non fa niente. Neanche per di qua. Riproviamo, forse non mi ha preso il comando. No, drone fermo immobile, anche se mi giro per di qua, non fa niente. Ho capito perché. Purtroppo il telefono mi segna che è surriscaldato, sarà per il fatto che sto anche registrando il video sul telefono. Quindi ho il telefono incandescente, fermo la registrazione del video sul telefono e il telefono non mi permette di tenere l'alta precisione sulle impostazioni del GPS. E se non c'è l'alta precisione sul GPS, purtroppo non c'è niente da fare. Purtroppo non riesco a farvi vedere il follow me perché il telefono mi segna che è troppo caldo, quindi mi passa in bassa precisione il GPS e se non ho le coordinate il telefono non sa dove andare. Stesso discorso probabilmente per il waypoint, proviamolo. Infatti adesso non mi prende più le coordinate. No, purtroppo niente da fare, ho provato e riprovato ma non c'è verso. Telefono caldo, il GPS mi si blocca, perciò non vi posso mostrare il follow me, non vi posso mostrare il waypoint, pazienza, però vi posso mostrare come fa le foto. Siccome non demordo, voglio provare assolutamente a fare funzionare questa cosa. Proviamo il follow me, ora l'ho attivato e vediamo se il drone mi segue. Io mi sposto e ok, il drone mi segue, fantastico. Ed eccolo qui, io mi fermo e lui si ferma. Per provare la modalità waypoint dobbiamo partire con il drone a terra. Ok, ci siamo, proviamo la modalità waypoint. Come si fa? Andiamo in modalità waypoint, solo sto registrando il video. Ok, andiamo in modalità satellite, le mappe le abbiamo in cache, zoomiamo un pochettino. Ok, facciamo due o tre punti qua in giro. Ok, lo alziamo, abbiamo i punti al loro posto. Andiamo un po' su, sopra quelli che sono i punti, i fili della luce che ho qui davanti. Ok, direi che ci sono a 30 metri, faccio send e olè, parti! Il drone è partito, lo seguo sulla mappa, va prima sul verde, poi al punto 2. Non lo vedo più che è andato dietro gli alberi, però adesso dovrebbe ritornare verso sinistra ed eccolo. E olè, ed è finito il waypoint. Molto bene. Orbit mode, facciamolo girare attorno lì dov'è, verso così, di diciamo 10 metri di raggio. Fine, confermo, lui parte, si allontana di 10 metri. E comincia a girare pianino, facendo un cerchio perfetto.
Molto molto bene. E ok, e quindi anche le funzionalità avanzate direi che funzionano. E continuiamo con l'altro video. Il drone vola anche piuttosto bene, a dire la verità. Provo a fare una prova di altezza, vediamo, rimanendo sempre nei limiti comunque. Salgo un pochino, 40 metri, comunque lo vedo ancora, si è fatto tanto vento adesso. Faccio un po' di rotazione pian pianino, vediamo. E adesso traballa tanto sopra lì, perché c'è un sacco di aria. Va bene, veniamo un po' giù. Comunque credo che l'altezza sarà equivalente alla distanza, quindi siamo sui 150 metri di video ricevuto. Probabilmente il radiocomando regge anche distanze superiori, cioè si può mandare il drone anche più distante, ma ovviamente non si ha più il ritorno del video. Dronetto Brushed che non vola male. Sì, okay. Meglio in velocità 2 contro vento. Ciao amici, come state? Voi siete bloccate, invece io mi posso muovere. Vabbè, sta batteria non finisce più. 10 minuti di registrazione video, basta! Oh, vedo che sul display del telefono è scritto low voltage. Ok, infatti non mi fa andare più di un certo punto, vedete, arrivato a questa distanza che è di 30 metri circa, non mi fa avanzare ulteriormente perché la batteria segnava finita. Drone low voltage, il drone ha ingaggiato l'RTH, non ci sono fischi, non c'è niente, però il drone no, è tornato al punto di decollo, è sceso pure troppo velocemente, ma è atterrato. Ok, questo qui è l'S166 GPS, cosa dire, è un peccato che la camera sia fuori fuoco, perché come potete vedere in questo istante, vedete che c'è della qualità nel sensore, quando insomma le cose sono a fuoco si vedono veramente molto bene, un peccato che sia fuori fuoco, un peccato anche che ogni tanto salti qualche frame sulla registrazione in SD. Potevano forse prestare un po' più di cura sotto questo aspetto. Per il resto abbiamo verificato che le funzionalità aggiuntive funzionano nella parte di video intermedia, mentre come caratteristiche di volo va detto che vola anche piuttosto bene. Trovate questo drone su TomTop, il link è qui sotto in descrizione. Lasciate mi piace per lo sforzo nel realizzare questo lungo video in più parti. Iscrivetevi anche al canale YouTube se non siete iscritti, e anche al canale Telegram delle offerte. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!